Gasparri, buonasera. Buonasera, E grazie dell'invito. benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare il libro intitolato Il potere della vittoria, dagli agoni omerici agli sport globali. Il libro pubblicato da Salerno Editrice con la prefazione di Federico Buffa e con un'immagine veramente storica in copertina al Maurice Gasparri. Ce la vuole raccontare? Sì, la copertina in qualche modo illustra il motivo principale del libro, cioè c'è un confronto tra la nicchia di Samotracia e un grande atleta contemporaneo Usain Bolt. Siamo anche nel periodo olimpico, quindi questo gioco di accostamenti tra il mondo dell'antico e il mondo del contemporaneo, giocato in una chiave sportiva agonistica, perché il motivo conduttore del libro è cercare di scavare nel passato dell'agonismo per comprenderne da un lato il ruolo nella cultura, nella storia, nella cultura europea, dall'altro il legame con la sua rinascita moderna, ma anche perché per più di un millennio e mezzo questo mondo, che era durato così a lungo nell'antichità tanto greca quanto romana, era andato, diciamo, in decomposizione, in dissoluzione. C'è una sovrapposizione di due immagini importanti, da una parte la nicchia di Samotracia e sopra Usain Bolt, cioè l'antico e il moderno che dialogano per continuare a gestire il potere della vittoria. Ma gestire il potere della vittoria non è poi così semplice. Infatti, questo libro di Maurice Gasparri ce lo racconta molto bene. Leggo nel risvolto di copertina che Maurice Gasparri è laureato in filosofia all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, dove è stato allievo di Massimo Cacciari e di Guido Rossi, è consigliere della divisione calcio femminile della FIGC e scrive per il Foglio Sportivo. Ha collaborato con il Centro Studi CONI e con Sky Sport e tra le sue precedenti pubblicazioni troviamo Campionesse, storie vincenti del calcio femminile con Michele Uva, pubblicato nel 2018. Ora, Maurice Gasparri, non possiamo non fare questa conversazione parlando sì del suo libro, ma parlando del suo libro parliamo anche delle Olimpiadi. Come stanno andando dal suo punto di vista? Sono ovviamente Olimpiadi particolari, non solo per il contesto in cui ovviamente vanno ad accadere, ma anche per un motivo più profondo che io cerco di esplicitare nel libro. Gli agoni, il primo agone di cui abbiamo testimonianza nella cultura europea, quello omerico indetto, raccontato nel libro XXIII dell'Iliade, quindi in memoria istituito in memoria di Patroclo. Ecco, il tema della memoria è il tema fondamentale, perché tutte le gare sportive dell'antichità avevano al centro un rito rammemorante di lotte, di vittorie. Stiamo perdendo la linea telefonica con Morris Gasparri. C'è ancora Morris? Scusate, Penso. Vittorio, era un tema Eccolo qua, importante. eccolo qua. Questo tema della memoria È andata via la linea. Se diciamo, vuole era un po' mutante riprendere il concetto che stava negli spiegando anni Morris '90, ovviamente Gasparri. con delle forme un po' mutate, però nelle edizioni asiatiche dei Giochi Olimpici, dove ospitare i Giochi Olimpici è stato, tanto per la Cina quanto per la Corea del Sud, quanto per lo stesso Giappone nel 1964, il modo per ricordare una ferita dolorosa e il suo superamento. Vuoi il superamento della sconfitta militare per il Giappone nel 64, vuoi l'affrancamento da una condizione di povertà economica, di difficoltà economica, materiale, come per la Cina, come per la Corea del Sud, e queste sarebbero due essere le Olimpiadi, diciamo, in cui la memoria era la memoria di Fukushima, della tragedia di Fukushima, e il suo superamento, quindi il riscatto da una catastrofe naturale. Viene in mente la stessa dinamica con cui vennero creati gli agoni olimpici nella Napoli dell'inizio del nuovo millennio, della Napoli imperiale, proprio per celebrare l'appoggio ricevuto dall'imperatore Augusto per aver fronteggiato un terremoto. Ecco, di tutto questo grande significato che va anche oltre la mera dimensione economica in cui oggi sono confinati poi le Olimpiadi, anche la stessa organizzazione degli eventi olimpici, quindi tutto il dibattito su faranno bene al PIL, non faranno bene al PIL,
tutto il tema degli investimenti. Ecco, in Cina c'è questa, in Cina, scusate, in Giappone, ma anche negli altre nazioni asiatiche, c'è questa dimensione simbolica che ovviamente in questa edizione dimezzata non solo si è persa, ma si è rovesciata di segno. Per cui in un Giappone che teme, ha temuto e teme ancora che queste Olimpiadi possano diciamo, arrecare un significativo danno epidemiologico, la motivazione economica è diventata, diciamo, quella prevalente per cercare di andare avanti e ospitare un evento che ovviamente da un punto di vista della partecipazione di pubblico dal vivo, ma anche della ovviamente impedita per ragioni sanitarie, ma anche della partecipazione giapponese, è un'Olimpiade dimezzata. È ovvio che poi il fascino dell'agonismo è così forte e io direi davvero qua stabilirei una connessione diretta dal fascino che potevano provare i primi spettatori degli agoni omerici che Omero descrive in maniera magistrale da primo cronista sportivo della storia nell'Iliade. Ecco, il fascino della contesa, l'incertezza e il desiderio della vittoria che anima i partecipanti e gli atleti, e poi il fascino per vedere gli effetti che l'aggiudicazione della vittoria crea sui vincitori. Io credo che da questo punto di vista, ovviamente, questo elemento, nonostante tutte le restrizioni, la situazione difficile, emergenziale che stiamo vivendo, è ancora vivo e intatto anche nell'edizione giapponese di questi giorni. Il potere della vittoria, questo libro pubblicato da Salerno Editrice, ci racconta il senso della vittoria, ma anche il senso della sconfitta, ma soprattutto ci traccia una strada, un metodo per entrare dentro l'humus della parola sport dell'antichità fino ad oggi, traguardando il futuro, perché la parola sport e i vari sport, come vediamo in questo libro, si trasformano. Federico Buffa, il giornalista che ha scritto la prefazione a questo libro, parla di assalto dell'immaginazione sul lettore. Io credo che sia un'immagine molto bella, Mirko Gaspar Moris Gasparri. Sì, questo è diciamo, uno dei motivi per cui ho voluto scrivere questo libro, è proprio cercare di colpire da un lato diciamo, tutto quel mondo che ruota attorno allo sport, che di sport vive, segue e si appassiona, ma che magari non conosce da un lato la sua derivazione antica, ma non conosce nemmeno, magari non si è mai interrogato sulla la portata storico-filosofica dello sport. Cioè, noi oggi tendiamo a dare quasi per scontata la presenza pervasiva di competizioni e gare sportive, ma questa presenza non è una presenza scontata, è una presenza che nella nostra cultura europea occidentale c'è stata per un grande periodo, poi era andata a scomparire e poi ricompare prendendo tante di quelle forme antiche anche in maniera inconsapevole. Quindi questo scavo genealogico da un lato serve per illuminare, diciamo, la stessa comprensione del ruolo di atleti, spettatori e spettatori di chi in qualche modo è già appassionato di sport, ma l'altra sfida invece è con, diciamo, il mondo, che definiamolo così, il mondo della cultura, che non ha mai o rare volte cercato di comprendere l'importanza dello sport. Quindi lo sport è un qualcosa che esiste, che tutti riconoscono nella sua presenza, ma è un qualcosa che è sempre stato considerato da un punto di vista del suo valore culturale e intellettuale come un elemento che avesse una sua dignità minore. Anche nel campo degli studi umanistici non c'è mai stata grande considerazione, grande attenzione. Negli ultimi anni c'è stato, diciamo, un aumento della cosiddetta letteratura sportiva, ma già il fatto che serva questa specificazione sportiva dà in qualche modo l'idea di un fenomeno che culturalmente ha una sua dignità minore. Il libro invece vuole in qualche modo rovesciare questa visione e questa interpretazione, cercando di posizionare e dare il suo peso forte nella storia, nella cultura, nell'identità europea allo sport. È un'identità dello sport è molto importante oggi che questa parola identità è una parola sempre più plurale, ovviamente. Ma facciamo un passo indietro nel tempo. Andiamo al tempo in cui ci furono gli agoni funebri in onore di Patroclo. Che cosa successe, Moris Gasparri? Questa è la prima vera testimonianza giunta a noi dell'agonismo dello sport nella civiltà europea.
sono gli agoni che Achille istituisce per onorare e celebrare la memoria di Patroclo, e quindi celebrarne anche celebrare la forza giovane dei corpi, perché queste gare vengono chiamati a partecipare gli altri eroi argivi, e sono gare, sono le prime gare della storia di cui abbiamo testimonianza. Probabilmente non sono le prime in senso assoluto, perché la loro complessità anche organizzativa ci fa immaginare un passato da cui in qualche modo si erano già originate e istituzionalizzate. Quello che è interessante è che dentro il canto ventitreesimo dell'Iliade troviamo tanti elementi che sono ancora oggi costitutivi della parola sport, che è una parola che non era presente in antica Grecia, una parola che comparirà nel tardo medioevo, ma oggi ancora oggi il significato principale che diamo allo sport è quello di una contesa per stabilire un vincitore o dei vincitori. Ecco, questo tema della vittoria in Omero è centrale. Omero ha tante parole, tante espressioni molto significative: i desiderosi di vincere, la smania di vincere. Quindi questo senso della contesa e dell'incertezza che avvolge la contesa e che avvolge tanto chi partecipa quanto chi assiste. Questo è un elemento decisivo in Omero, assieme a un altro. L'altro termine chiave, oltre alla vittoria, quindi a Nike, questa espressione che oggi che si riverbera nel significato della parola sport, l'altro è proprio questo termine di agone, agon, che in Omero designa il luogo in cui accadono le gare, il luogo fisico in cui accadono le gare, e la compresenza che in questo luogo avviene tra chi gareggia, gli atleti, e chi assiste, gli spettatori, senza una preminenza dell'atleta sullo spettatore, una compresenza, e gli spettatori sono a loro volta attori, sono coinvolti, sono partecipi, tanto che addirittura nel canto si origina la prima scommessa sportiva della storia europea, poi presto abortita da Achille, proprio per significare quanto lo sguardo dello spettatore ha una funzione attiva e non meramente passiva o di contorno. Questo scavo genealogico, secondo me, acquista un suo fascino se pensiamo all'esperienza vissuta nell'ultimo anno e mezzo dallo sport nel contesto della pandemia, cioè il fatto che tutti si siano accorti di quanto la presenza del pubblico dal vivo fosse centrale. Ecco, questa è una verità che conosciamo da Omero e che non ci ha in qualche modo illustrato per la prima volta la pandemia. E rimaniamo ancora per qualche istante nell'Iliade, che è sicuramente un'opera molto sportiva. E rimanendo sulle parole, Morris Gaspari ci fa scoprire la parola invidia, dandoci un senso all'invidia molto diverso da quello che noi intendiamo adesso, ma è un senso molto particolare che attraversa anche lo sport. Questa è una parola chiave per comprendere l'essenza dello sport, anche da dove nasca lo sport. Quello che ce l'ha rivelata, diciamo, è stato Nietzsche, che alla metà dell'Ottocento, in uno dei suoi scritti giovanili, significativamente intitolato Agone Omerico, mette in luce come l'agonismo si origini da questa passione, l'invidia, da questa passione apparentemente negativa, perché l'invidia è quella che genera la competizione, il voler diventare come qualcuno che riteniamo più forte o più capace di noi, un'invidia che poi si trasmette anche alle generazioni, che quindi muove all'azione, muove al superamento, muove al confronto, muove anche da un punto di vista, diciamo, logico-filosofico, è la sconfitta il vero motore dell'agonismo, perché lo sconfitto è invidioso del possesso raggiunto dal vincitore e dagli effetti che la vittoria dà, e quindi vuole diciamo, impossessarsi o reimpossessarsi di quel possesso. Questa è la dinamica fondamentale che ovviamente accade all'interno di una società come quella greca arcaica, dove invidia era il motore della stessa religiosità greca, e questo nell'Iliade è ben evidente. Quindi sono gli stessi dei in competizione, in contrasto tra loro, e gli stessi eroi sono in competizione, in contrasto per diciamo, avere il proprio riconoscimento. Questo meccanismo di conflitto competitivo, che poi nello sport non si risolve, diciamo, con la violenza della morte, della battaglia militare, dello scontro militare, ma trova una sua
diciamo, definizione simbolica, quindi la morte dello sconfitto nello sport è sempre una morte che dà la possibilità di risorgere appunto attraverso questo meccanismo dell'invidia e della nuova sfida, è sicuramente importante da collocare all'interno del contesto agonistico della società greca e della religiosità greca antica, come oltre a Nietzsche poi ci hanno mostrato altre grandi figure della cultura filosofica, penso a Maria Zambrano nel corso del Novecento. E a proposito di religiosità, quanto lo sport può attraversare anche la religione, andando per esempio a proposito della vittoria, della fede in Cristo, andiamo a incontrare San Paolo, Paolo di Tarso, e per San Paolo la vittoria non è di questo mondo. E allora come attraversa la parola sport la religione cattolica di quel tempo? Questo è un altro grande tema che riguarda, che investe possiamo definire così, la filosofia della storia europea, compresa quella sportiva, perché Paolo, ebreo ellenizzato, che conosceva in maniera tecnica le gare e l'allenamento degli atleti nella sua epoca, tanto da utilizzare nelle metafore di alcune sue lettere, soprattutto quelle indirizzate non a caso alla comunità di Corinto, che era sede di due dei quattro grandi agoni panellenici, delle grandi competizioni sportive dell'antichità, utilizza dei riferimenti tecnici legati al mondo dell'atletismo. Ecco, Paolo, da un lato l'escatologia paolina, l'escatologia cristiana, da un lato mette fine al valore dell'agonismo, perché il cristiano lotta per una corona indistruttibile, dice Paolo, a differenza dell'atleta che lotta per un premio effimero, però il raggiungimento non è in possesso dell'atleta, del cristiano che gareggia, è un qualcosa che arriverà per grazia alla fine, al compimento dei tempi, per grazia, non per, diciamo, solamente per la capacità umana messa nello sforzo per giungere al compimento. Quindi da un lato le competizioni vengono private del loro significato e questo aspetto poi si accentuerà con altri teologi a Paolo successivi, ad esempio Tertulliano, quindi un aspetto di opposizione agli agoni proprio come elemento mondano e non come quindi elemento effimero, perché anche lo stesso vincitore da questa prospettiva è debole, perché ogni vincitore poi viene seguito da altri vincitori, il suo possesso è solo un nome che si iscrive all'interno dei tanti nomi che poi affollavano anche il recinto sacro di Olimpia, quindi non c'è una vera forza del vincitore, il tempo vince sullo stesso vincitore. Dall'altro però Paolo riprende alcuni elementi, in particolar modo gli elementi della disciplina, del sacrificio, dell'abnegazione degli atleti, per farne un segno distintivo di come il cristiano deve attendere diciamo, il compimento della storia, la seconda venuta del Cristo, quindi valorizzando c'è cioè questo movimento un po' quasi contraddittorio, apparentemente contraddittorio in Paolo, valorizzando i tratti etici dell'atleta, e lo fa in un modo che era ignoto alla stessa cultura greca, che valorizzava i vincitori, ma valorizzava meno lo sforzo dell'atleta nel processo di ottenimento della vittoria. Quindi ci sono delle incertezze, dei tratti degli atleti che Paolo descrive con un linguaggio così penetrante che oggi permette a 2000 anni di distanza, a tanti papi, non ultimo Papa Francesco, di poter parlare dello sport e degli atleti, del ruolo degli atleti, del sacrificio degli atleti, in una maniera molto più profonda di quanto accada alle stesse figure che vivono nel mondo sportivo e magari sono inconsapevoli di questo significato culturale, in questo caso anche teologico, religioso Recuperiamo di Paolo. la pedagogia antica dello sport attraverso la storia, per l'appunto, dello sport, come si evince da questo libro Il potere della vittoria di Maurice Gaspari, libro pubblicato da Salerno Editrici. Ebbene, dicevo, editrice, recuperiamo quella pedagogia antica per guardare lo sport di oggi e quindi ci chiediamo, ma quand'è che è nato lo sport moderno, nello stesso momento in cui si è chiusa la storia dello sport antico? Ci sono due aspetti da considerare nella rinascita dello sport. Il primo, possiamo accostarlo al tentativo che gli umanisti, possiamo definirla così, a un allargamento di quello sforzo che gli umanisti italiani
fecero per riportare alla luce i testi antichi e quindi lo spirito antico della filosofia, ma anche ad altri testi. Da qui era rimasto escluso, parzialmente escluso lo sport e l'agonismo. Questa diretta, diciamo, congiunzione, questo tema del rinascimento atletico lo troviamo nel percorso che porta De Coubertin alla rinascita delle Olimpiadi, quindi con una precisa intenzione di recupero e riscoperta dell'antico per tentare di superare l'antico. Questo è, diciamo, da questo punto di vista possiamo stabilire una connessione. Dall'altro lato, De Coubertin in questo lavoro si appoggia, tra virgolette, a quello che era stato il recupero, ma da questo punto di vista non intenzionale, dell'agonismo che aveva già eretto da qualche decennio la civiltà egemone della modernità, quindi quella inglese, una civiltà talassocratica, in questo caso possiamo stabilire un parallelo con il mondo greco, però ovviamente sempre un parallelo simbolico, non pratico, e quindi un mondo quello dell'agonismo che si è andato edificando diciamo, senza una sua precisa intenzionalità alla base, quindi una sorta di rinascita non voluta, però possiamo definirla rinascita perché poi gli aspetti, molti dei caratteri che lo sport riprende nella contemporaneità sono legati a quel passato, rovesciando invece la teoria di uno storico americano, Allen Gutman, che vede nello sport, in un libro dal rituale al record scritto ormai 40 anni fa, che ha avuto molto successo e che vede invece nello sport un fenomeno unicamente moderno, prodotto delle logiche della modernità e non assimilabile al suo passato antico. E veniamo, prima di chiudere questa conversazione, alla contemporaneità. Per esempio, in che modo si legge il potere della vittoria pensando agli agoni omerici, parlando di Premier League? Il legame lo possiamo trovare nel discorso, diciamo, di valorizzazione dell'elemento spettacolare della competizione agonistica e in particolare dell'elemento dell'incertezza. Questo è un elemento che Omero ci descrive, diciamo, con grande maestria, quindi l'incertezza che è tanto appunto di chi gareggia e di chi assiste. E tanto maggiore l'incertezza su chi sarà il vincitore, tanto maggiore il desiderio di assistere, di guardare la competizione. Questo meccanismo di diciamo, la comprensione lucida di questo meccanismo dell'agonismo, del suo fascino spettacolare, che poi troveremo anche in una forma ancora più forte e massiva negli spettacoli sportivi romani. È oggi al centro del successo della principale competizione calcistica al mondo, che in tanti dei suoi aspetti cerca di massimizzare proprio questo elemento dell'incertezza, tanto nello svolgimento delle singole partite che vivono del costante rovesciamento, della possibilità del costante rovesciamento anche nei minuti finali, tanto nell'incertezza sul vincitore finale. Perché oggi nel panorama delle leghe calcistiche europee la Premier League è quella che ogni anno vede alternarsi dei vincitori o dove accadono, diciamo, delle situazioni quasi miracolose nella loro imprevedibilità, come il successo dell'Leicester di Ranieri qualche anno fa. Boris Gasparri, autore del libro pubblicato da Salerno Editrice, Il potere della vittoria dagli agoni omerici agli sport globali. Prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Vita e destino di Vassili Grossman. Vassili Grossman, una scelta di libro, ben profonda. Sì, è un grande libro che tra l'altro ha anche in qualcuna delle sue pieghe anche dei riferimenti sportivi, però ovviamente è un grande libro, uno, diciamo, degli affreschi storico-politici più grandi della seconda parte del Novecento, un libro molto doloroso, ma molto profondo e molto bello. Grazie, grazie davvero Maurice Gasparri e buona giornata. Grazie a voi.